Ecco, proviamo con il professor Alessandro Cavalli. A leggere la sua biografia, appunto, si occuperebbe una trasmissione intera, perché è invidiabile, ci permette di dirlo, ha fatto tante esperienze, l'ha fatta, l'ha cercata, l'ha volute e l'ha fatta in giro per il mondo. Ha avuto una sorta di fortuna, perché non tutti si nasce fortunati, anche a seconda, come ci insegna il professore, di dove si nasce, quale ambiente, in quale mondo si nasce, insomma, siamo più o meno fortunati. Il professore ha avuto tanto due genitori che gli hanno lasciato tanta libertà, dandogli pure degli input e degli indirizzi. Prima di tutto il padre sulla lingua, voleva che il figlio, insomma, con tutte le sue ambizioni che poteva avere di una scelta di un'altra, ma intanto imparasse le lingue, perché per comunicare e per capire il mondo bisognava sapere la lingua. E il professore non ha mancato a questo impegno, perché poi comincia dal tedesco e dall'inglese e poi via via tutte le altre. Poi il professore ha potuto viaggiare, girare, ecco, una mamma, secondo me non indifferente, cattolica, però cattolica critica di quelle, sì, che cattolica di fede, ma insomma critica, che al figlio gli ha fatto fare, l'ha aiutato a fare quelle che sono le tappe di un credente, insomma, da ragazzo, anche se le scelte gliel'ha fatte fare quando riteneva che fosse consapevole di poter fare certe scelte. Mi corregga se sbaglio, professore? Poi ha potuto viaggiare alla ricerca del mondo, e quindi bisogna che sintetizzi, perché comunque frequenta negli Stati Uniti l'università di Yale, poi l'università di Berkeley, e lì si trova nel mezzo tutto il movimento, dove nasce tutto il movimento studentesco, la rivoluzione, che in Italia si chiamerà il 68, ma insomma tutto nasce da lì. E poi non c'è paese d'Europa, in qualche modo, che non l'abbia visto incaricato di qualche impegno. Si laurea prima in economia alla Bocconi, poi però sceglie sociologia. E sociologia perché? Perché sa, è una scienza di sintesi, in qualche modo, che ha bisogno dell'apporto di tante altre competenze. E quindi combinerà, immagino, non conoscendo tutta l'opera, la sua competenza economica con tutta la scelta in sociologia. E poi l'Università di Pavia sarà l'università nella quale a un certo punto sarà docente, prima incaricato e poi libero docente, insomma, con tutta fino ai massimi livelli. E poi ha scritto tante cose. Fino a una cosa che mi pare di aver letto, fino al Mulino, dove è diventato presidente del Mulino, che è una casa editrice, insomma un'associazione casa editrice rilevante, di grande importanza. Come si fa? Bisogna mi fermi qui, perché se no si sa quanto se ne ha da dire. E allora, professore, niente, benvenuto qua e la ringraziamo di averci fatto questo onore, proprio questo onore. La Silvia Ognivene, giornalista, ha l'incarico di fargli domande, ma insomma no, ci perdonerà se poi converseremo un po' su qualche cosa che magari vogliamo approfondire. A vostra disposizione. Buonasera, professor Cavalli. Recentemente lei ha scritto che questa volta le elezioni europee non saranno un test sulla politica nazionale, quindi un sondaggio sull'andamento dei governi dei diversi Stati membri, ma che questa volta la posta in gioco è veramente europea. Ci spiega perché e da dove nasce questa sua convinzione? Cosa vuol dire che questa volta le elezioni europee sono diverse dalle precedenti? Ma perché questa volta è la prima volta dove in quasi tutti i paesi si presentano delle formazioni politiche che
sono opposte, contrarie, esplicitamente alcune, implicitamente altre, a proseguire il cammino dell'unificazione europea. Quindi, per la prima volta, come dire, è in gioco la continuazione di questa costruzione complessa, difficile, problematica, che è l'Unione Europea. Vinceranno i cosiddetti sovranisti, oppure coloro i quali pensano che l'Unione Europea non si tocca, oppure si va avanti, perché sono tre le ipotesi, o si torna indietro, o si sta fermi, o si va avanti, come dire. Al di là di queste tre ipotesi non ce ne sono. È retorico domandarle per qual è, per quella di andare avanti, immagino. Io, come dire, sono diventato europeista, federalista, dall'età di 15-16 anni. Era anche nel movimento europeo. Ho conosciuto Altiero Spinelli, ho fatto, come dire, della battaglia europea per il mio vero impegno politico. Ecco, lo confesso, che quindi non sono, come dire, neutro, indifferente, equidistante. Tra queste tre opzioni sono sicuramente per l'opzione che, se si vuole salvare l'Europa, bisogna fare qualche passo in avanti. Ecco. Non soltanto lei, ma molti osservatori hanno definito appunto l'Europa una grande incompiuta. Ci può spiegare quali sono questi passi da fare in avanti per non arretrare, soprattutto laddove questo non accada, cioè se dovessimo assistere ad un'affermazione importante dei cosiddetti partiti sovranisti in Europa, qual è la posta in gioco? Cosa rischiamo di perdere? Se non si va avanti ma si va indietro, cosa succede? Dunque, intanto l'ipotesi di stare fermi, secondo me, è un'ipotesi, come dire, logicamente pensabile ma impossibile. O si va avanti o si va indietro. Andare avanti cosa vuol dire? Vuol dire rafforzare di un poco, le istituzioni europee e renderle più democratiche, più responsabili nei confronti delle popolazioni europee. In che modo? Attribuendogli alcuni pezzi di sovranità importanti. Alcuni pezzi di sovranità gli Stati europei li hanno già persi e non li recupereranno mai, come dire. La sovranità militare, perché, come dire, dalla fine della guerra abbiamo, come dire, affidato la nostra sicurezza esterna all'Alleanza Atlantica, che però non è l'Europa. Ci siamo messi sotto l'ombrello americano, come dire, e fino a poco tempo fa questo ombrello è rimasto aperto. Adesso c'è il rischio che si chiuda, e questo è un problema che dovremo prima o poi, sul quale dovremo forse prima o poi tornare. La sovranità monetaria. Gli Stati hanno rinunciato alla sovranità monetaria perché altrimenti non potevano completare il mercato comune che avevano. Qual è la vera sovranità che gli Stati hanno gelosamente tenuto per sé? È la sovranità fiscale, che poi è, come dire, quello che qualcuno dice è mettere le mani nelle tasche dei contribuenti, che è il vero potere dello Stato, e poi quello, insomma, dire,
raccogliere risorse e distribuirle con qualche criterio, in qualche modo. Ecco, questa sovranità gli stati non, l'Unione Europea non ha risorse proprie. Le risorse dell'Unione Europea sono risorse che gli stati affidano all'Unione Europea sulla base delle imposte che hanno raccolto dai loro cittadini. Le risorse di cui dispone l'Unione Europea sono grosso modo un po' meno dell'1% del prodotto interno lordo dei paesi dell'Unione. Ecco, l'1%. Pensi che la pressione fiscale in Europa oscilla tra il 45 e il 52% del prodotto interno lordo. Ecco, all'Unione Europea va l'1%, quindi l'Unione Europea non ha delle risorse proprie effettivamente per fare le proprie politiche. Con quell'1% fa già moltissimo. E probabilmente avere una maggior capacità in termini di risorse proprie potrebbe garantire un'erogazione maggiore di servizi da parte dell'Europa ai cittadini, in questo senso avvicinando anche la percezione dell'Europa non soltanto come la maestra che ci bacchetta sulle dita quando sbagliamo, ma anche un po', quindi non solo matrigna, ma anche madre generosa che risponde ai bisogni della popolazione. Quindi credo che questo delle risorse economiche sia un tassello fondamentale. Tornando ai sovranismi, può farci qualche esempio proprio per spiegare a chi ci ascolta chi sono in questo momento in Europa, quali sono le formazioni sovraniste, quali sono i loro programmi o i loro proclami? Partiamo dall'Italia, ma anche passando per la Germania, piuttosto che allargandoci ai paesi dell'Europa orientale, che sono gli ultimi entrati, ma sembra almeno nelle dichiarazioni i primi a voler riuscire. No, su questo la contraddico però. Bene. Perché non usciranno mai. I paesi dell'Europa orientale hanno una forte componente sovranista e poi se vuole possiamo cercare di spiegare perché. Perché c'è questa forte componente di nazionalismo in fondo. Adesso lo chiamano sovranismo, ma è in fondo il vecchio nazionalismo che riemerge e viene fuori. Quindi, però appunto, lasciamo per un momento da parte i paesi, per quanto riguarda l'Europa, diciamo, occidentale, in ogni paese ci sono dei movimenti critici dell'attuale assetto dell'Unione Europea. Allora, l'attuale assetto dell'Unione Europea in effetti è assai inadeguato, perché l'Unione Europea non è in grado di affrontare una serie di questioni importanti per la vita di tutti i cittadini. Allora, di fronte alla sua inefficacia, molti dicono: allora riprendiamoci quei non enormi poteri che abbiamo dato all'Unione, che sono appunto non sono tanto poteri in termini di denaro, ma sono i poteri di legiferare in una serie di materie, la concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo i sovranisti dicono: riprendiamoci. I sovranisti estremi dicono anche: ritorniamo alle monete nazionali. Sì, certo. Oramai quasi più nessuno, anche tra i sovranisti, pensa di ritornare alle monete nazionali, perché si rendono conto anche loro che sarebbe un disastro. Ma questo non tutti, ecco. C'è ancora qualche c'è ancora qualcuno che fa ancora campagne elettorali per tornare alla lira. Poi ci sono, per esempio, in Gran Bretagna i sovranisti la moneta comune non l'hanno già voluta dall'inizio, no? Non hanno aderito all'area dell'euro e quindi hanno
non hanno promosso, hanno richiesto un referendum nel 2016 che l'allora primo ministro Cameron ha concesso nell'attesa che sarebbe stato invece respinto dalla popolazione britannica, e invece al di là delle sue attese invece un 53% mi sembra della degli elettori di coloro che sono andati a votare hanno votato per la cosiddetta Brexit. Poi quando si sono, adesso non so, si rendono conto che non sanno come fare a uscire dall'Unione e quindi continuano a chiedere delle dilazioni per poter decidere le modalità dell'uscita. Però in Francia c'è un movimento, l'abbiamo visto anche in occasione delle ultime elezioni francesi, il movimento che Le Penista, dal nome del fondatore di questo movimento, che adesso è nelle mani della sua prediletta figlia. In Italia ci sono dei movimenti. Anzi, forse l'Italia è dove i movimenti sovranisti hanno avuto più successo, perché attualmente governano il paese, quindi anche se sono diventati più cauti, come dire, nei confronti dei problemi europei di quanto non lo fossero soltanto prima del marzo del 2018, insomma. In Germania è ricomparso un movimento sovranista che paradossalmente, dico paradossalmente, poi dopo cercherò di spiegare, è contrario all'Unione Europea. Questo movimento sta ottenendo dei risultati lusinghieri, diciamo, consistenti nella parte est della Germania, cioè nella parte che era un tempo la Repubblica Democratica Tedesca, che con la caduta del muro è stata unificata, ma ottiene anche un certo consenso nella parte occidentale. Si stima che comunque alle prossime elezioni europee non dovrebbero superare la soglia, diciamo, dal 10 al 15% della popolazione. Quindi in Germania è dove il movimento è un pochino più contenuto rispetto agli altri paesi europei, però in Olanda c'è un movimento abbastanza consistente, in Belgio anche, adesso anche nei paesi scandinavi un poco. Dicevo, paradossalmente, ritornando al discorso della Germania, paradossalmente c'è questo partito che è anti-europeo, o almeno ha alcuni accenti anti-europeo, anche quelli stanno diventando più moderati, ma però anche se tutto sommato la Germania, dal tipo di unificazione europea che è stata realizzata, è il paese che bene o male ha maggiormente beneficiato, ha avuto i maggiori benefici. Io credo che noi adesso dobbiamo fare una pausa, giusto? Brava, quindi bene. Grazie, e torniamo tra poco. Le chiederò di parlarci di economia e immigrazione, cercando di capire se è nato prima l'uovo o la gallina. A fra poco. Ecco, torniamo qui, ma vorrei ancora un inciso di una domanda banalissima, che è la risposta, immagino, sia anche scontata, ma è bene ripeterlo, perché siccome
siamo vicini a una scadenza dove la gente in qualche modo deve essere convinta di fare o non fare una cosa. Lei ha detto, dicendo la sua fede europeista, diciamo, ecco, che se non si fa in un certo modo non si salva l'Europa. Ma perché vuol salvare l'Europa? Che interesse ha a salvare l'Europa? Che interesse abbiamo a salvare l'Europa? Mi perdoni la domanda. La risposta è un po' articolata. La prima risposta immediata che le darei, ma il mondo sta diventando sempre più interdipendente e sempre più complesso. L'Europa ha dato, la civiltà europea ha dato dei risultati, come dire, delle, importanti, nel bene e anche nel male, come dire, al mondo. Il mondo di domani sarà governato dalle grandi potenze continentali. Non c'è dubbio che saranno gli Stati Uniti d'America, sarà la Cina, sarà la Russia che avranno la voce più forte nel governare i processi di globalizzazione, dai quali non c'è possibilità di tornare indietro. Ecco, l'Europa subirà il potere delle grandi potenze, non sarà più in grado di condizionarlo, non potrà più sedersi al tavolo di chi governa il mondo alla pari con gli altri. Questo credo che sia la ragione fondamentale, perché e di qui abbiamo bisogno di una reazione di orgoglio. Non possiamo lasciare il mondo nelle mani dei cinesi e degli americani soltanto. Vogliamo esserci anche noi quando si decidono le sorti del mondo. Perché noi abbiamo un patrimonio di valori che i sovranisti in varie declinazioni oggi stanno mettendo in discussione, ma che ci identificano come europei, valori fondamentali, forse è il caso di ricordarseli e ricordarli e quindi anche, come dire, dare un po' la cifra della nostra profonda differenza, soprattutto rispetto ai cinesi, ma anche rispetto agli americani. Fa bene ricordarsi quali sono questi valori, quanto è pericoloso rischiare di dimenticarseli. Guardi, sono i valori universali, come dire, che sono i valori che della nostra tradizione, come dire, ebraico-cristiana, rinascimentale e illuminista, insieme, insomma, che pongono appunto libertà e uguaglianza, poi, i modi attraverso i quali si combinano questi due grandi orientamenti, ai quali si aggiunge che cosa combina libertà e uguaglianza, la solidarietà, quella che la fraternità, la solidarietà. Ecco, questi sono la grande costruzione dell'Europa originale nell'ultimo secolo. Cosa è stato? È il welfare state, lo Stato che ha, come dire, sottratto alla miseria e alla povertà grandi masse della popolazione. Sempre su questo è il discorso che diceva Silvia, è una delle tentazioni che vengano diffuse è sì l'Europa, ma l'Europa rovina la nostra identità, di noi italiani, di noi tedeschi, di noi, perdita di identità anche culturale, o rinuncia semplicemente e forse giustamente a qualche sovranità nel legiferare su alcune cose. C'è questo pericolo, perché l'identità è una cosa abbastanza gelosa, no? E, insomma, c'è questo pericolo di annullamento?
Io non penso che ci sia un pericolo di annullamento. Io, come dire, detesto le identità esclusive. Sì, certo. Ecco, le identità per cui se io sono italiano sono... No, io personalmente se sono in Asia o in America e qualcuno mi chiede, io dico io sono europeo. Se sono in Europa, io dico che sono italiano. Se sono in Italia ho qualche incertezza perché sono un po' di origine piemontese, però ho vissuto quasi sempre in Lombardia, però adesso vivo in Liguria e ho qualche antenato nel Mezzogiorno. Ecco, le identità sono multiple. Allora, l'identità europea non sottrae nulla all'identità nazionale, ma accresce casomai qualcosa. Come dire, un'identità inclusiva. È un elemento in più, non il meno. Perché appunto è un'identità inclusiva, rammentava certo. Lei, fondata sulla libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. Non possiamo correre il rischio che non ci sia qualcuno che ha questa identità a sedere domani a quel tavolo dove si prenderanno le decisioni che governeranno il mondo. Però è anche un fatto che l'Europa abbia mostrato i suoi limiti nella gestione di alcune dinamiche che hanno avuto un impatto molto profondo sulla vita delle persone. L'ultimo decennio, per la crisi finanziaria nata negli Stati Uniti e poi arrivata anche in Europa, per la maggiore efficienza acquisita dalle dinamiche di globalizzazione economica e commerciale, ha determinato delle difficoltà economiche consistenti con il conseguente impoverimento di larghi strati della popolazione europea. E questo è il primo grande elemento al quale si assomma poi tutto il discorso sull'immigrazione che dopo affronteremo più nel dettaglio. L'Europa è stata all'altezza dei bisogni della sua popolazione che si stava impoverendo? Come ha gestito questi anni di crisi? Quali sono le sue responsabilità? Quali erano e sono gli strumenti che l'Europa ha a disposizione e li ha usati bene? Assolutamente no. Cioè, l'Europa ha dato delle risposte. L'Europa, l'Unione Europea così come è attualmente, ha dato delle risposte inadeguate a alcune grandi sfide. Alla sfida della crisi economica, chi poteva fare una politica economica europea di, per esempio, di sviluppo, di investimento? L'unico che ha potuto fare qualcosa è stato l'unica istituzione europea un po' sovranazionale, che è la Banca Centrale Europea, sotto la direzione di Mario Draghi, tra l'altro, perché se ci fosse stato qualche altro direttore forse non avrebbe fatto la stessa cosa, no? Cioè, cosa ha fatto la Banca Centrale Europea? Ha cercato di pompare un po' di liquidità nell'economia europea in un momento in cui appunto c'era un forte rallentamento della produttività, della produzione, del prodotto interno lordo, eccetera, insomma della ricchezza. Però le vere politiche economiche le hanno fatte i singoli stati, non poteva farle l'Unione Europea. I singoli stati però, che proprio per non cedere quel poco di sovranità fiscale, eccetera, che hanno dovuto sottoporsi a delle vincoli molto rigidi di bilancio. Quindi se noi avessimo ceduto qualche quota in più di sovranità avremmo potuto subire un po' di austerità in meno. Quindi spesso la popolazione soffre per le gelosie di chi, diciamo, della classe dirigente. È un po' questo il meccanismo che si sta creando? Ma le classi dirigenti dei singoli paesi, dei singoli stati nazionali, i quali hanno mantenuto, come dire, non hanno voluto,
hanno fatto l'unione prima doganale, poi hanno cercato di creare un vero e proprio mercato comune, ma la gestione politica la lotta politica anche è tutta ancora a livello nazionale, come dire, la gente giustamente, come dire, quando va a votare pensa prima di tutto al governo di Roma, come dire, anche se i nostri destini, i destini di, non dipendono più solo da quello che si decide a Roma, ma dipendono da quello che si decide a Bruxelles. A Bruxelles però, chi decide a Bruxelles? È il Consiglio dei Capi di Stato, sostanzialmente. E quando, come dire, ci si incontra tra stati, chi alla fine ha la voce più forte? Lo Stato più grande, più efficiente, più ricco. Quindi è vero che l'Europa, così come è oggi, è un'Europa a trazione germanica. Così come è oggi però, perché in un rapporto tra stati ha più forza quello che può mettere in campo. Però questo è appunto l'attuale assetto. L'attuale assetto. Però infatti, l'unica possibilità che abbiamo, come ci siamo detti, non è abbandonare il tavolo, ma restare e migliorare, perché infatti andare indietro è troppo rischioso, la posta in palio è troppo alta. Vuol dire, come peraltro sapeva bene il presidente francese Mitterrand, vuol dire, come dire, mettere le briglie alla Germania, a mettere le briglie europee alla Germania. Cioè far in modo che, come si dice nello slogan, non far diventare l'Europa germanica, ma far diventare europea la Germania. Questo è in fondo il grosso problema che sta sotto. Ora, lo scopo di tutto questo discorso, poi andremo avanti, ma è appunto cercare di far capire alla gente appunto come a questo fine è importante il voto, partecipare, poi ciascuno per carità decida quel che deve, con ma la partecipazione a queste elezioni, la domanda specifica proprio al professore, dà la possibilità di cambiare qualcosa? Se andiamo tanti a lavorare, se facciamo delle buone a votare, se facciamo delle buone scelte, se c'è possibilità di incidere su un cambiamento dell'Europa? Beh, l'Europa negli ultimi anni è su un, come dire, non è più l'Europa che sognata dei Schumann, degli Adenauer e dei De Gasperi, non è neanche più l'Europa che dei Delors, anche di Romano Prodi, se vogliamo. È l'Europa di Juncker, come dire, perché, diciamocelo francamente, come dire, gli stati non hanno nessuna voglia di rafforzare il potere europeo, e quando scelgono un politico per rappresentarli, non è caso che hanno scelto un lussemburghese, come dire, che è vero che è stato in parte, adesso la cosa è un poco più complicata dal punto di vista costituzionale, insomma, ma hanno scelto l'esponente, diciamo, dello Stato più piccolo. Era meno, poteva essere, suscitare meno gelosie. Che poteva suscitare meno gelosie, e peraltro di uno Stato che ha sempre fatto i propri interessi nell'Europa. E molto bene. Cercando di attirare con vantaggi fiscali gli investimenti stranieri. Quindi, ecco, gli Stati vogliono mantenere debole il potere europeo perché temono che possa diventare, come dire, i sovranisti, l'ultima domanda e poi credo facciamo che ci dobbiamo facciamo la domanda e poi. I sovranisti sono un prodotto dell'inefficienza europea o sono la causa dell'inefficienza europea?
Cioè, dov'è che si può rompere questo circolo vizioso? Se fermi lì, professore, guardi, subito dopo l'intervallo, così si riprende in questa risposta che credo sia molto interessante. Allora, ecco, professore, questa domanda della collega era... Ecco, io credo che i sovranisti siano una conseguenza dell'incapacità dell'Unione di dare una risposta ad alcuni grandi temi sul tappeto. Primo, la risposta alla crisi finanziaria. Secondo, la risposta alla sfida delle migrazioni. È chiaro che le migrazioni sono una grande sfida. Però lei prima ha anche detto che l'unico ente che ha gli strumenti per poter incidere, che è sostanzialmente la Banca Centrale Europea, ha fatto perché poteva fare, cioè perché ha gli strumenti, le capacità, è giuridicamente pensata per poter incidere, ha operato e ha operato bene. Paradossalmente proprio quell'ente lì è il capro espiatorio preferito dei sovranisti. Come si spiega? Sì, ma perché appunto i sovranisti non vogliono rafforzare quello, ma vogliono riprendere. Lei ritiene che se riuscissero a riprendersi queste quote di sovranità cedute sarebbero in grado di gestirle? Ah, secondo me no, nel senso che sarebbero in grado, come dire, di risuscitare la competizione e i conflitti tra i singoli stati. E quindi questo sarebbe la fine del sogno europeo. Infatti, che nasce sarebbe la fine del sogno creando europeo, come primo risultato uno spazio di pace che è durato 60 anni. Ecco, non arrivo a dire che potremmo rivedere la guerra in Europa, perché probabilmente questo non lo so. Però guerre commerciali sì, perché è chiaro che se viene meno, come dire, una unione economica non completata da un pezzo di unione politica, allora la competizione tra i singoli stati non ci sarà più nessuno che garantisce l'interesse collettivo di tutti, ognuno cercherà, come dire, my country first, prima il mio paese. Ma e soprattutto in una guerra commerciale si ritorna da capo. Chi avrebbe la meglio? Il paese più forte. Assolutamente. E quindi allora sì, sarebbe un'egemonia. Questo, la mia è l'ultima generazione nella storia d'Europa che ha visto la guerra coi propri occhi. Dopo di noi c'è stata una cosa unica nella storia d'Europa. Oggi nella storia d'Europa il 90% della popolazione non ha esperienza diretta, proprio di tutta l'Europa, perché in Bosnia per esempio sono successe cose terribili, però non ha avuto l'esperienza diretta della guerra. Ecco, io credo che la memoria storica di cosa sono state le guerre del Novecento in Europa è l'elemento ancora fondamentale, che è la spinta fondamentale verso l'Unione Europea. Senza questa memoria storica, questa spinta a non farsi più la guerra in ogni con ogni mezzo è credo Aspetta, fondamentale. Silvia, perché tu sei giovane, capito? No, tu sei giovane, ma io comprendo benissimo, professore, perché aver avuto piedi nella guerra e poi vivere 70 anni di pace. Non solo abbiamo vissuto questi 70 anni di pace, ma prima le generazioni passavano da una guerra, da un po' di pace e un'altra guerra. Da una guerra, un po' di pace e un'altra guerra. Non eravamo abituati alla pace, per cui paradossalmente la guerra distruggeva e poi metteva su
per ricostruire, distruggeva per ricostruire. Noi abbiamo ricostruito, ci fu un grande momento, fu un momento tremendo ma bello, nel senso che c'era una grande speranza, un grande movimento, da tutti i punti di vista, proprio la voglia di ricostruire culturalmente, la voglia di ricostruire i movimenti, oltre alle casse, oltre alle... Dopodiché la pace, ma noi non siamo abituati a gestire la pace, non siamo abituati a gestire la pace e facciamo così, e senza neanche... comprendere e capire tutti i valori che abbiamo dentro, perché li disperdiamo in un non senso di vita, perché prima la ragione della vita paradossalmente era la guerra, morire, andare, tornare, capito? Però la pace è sicuramente il più grande frutto, frutto certo, della costruzione europea, certo. E io oggi non sento un politico, nessuno, neanche quelli più convintamente europei, che lo dica, certo. Probabilmente dovrebbero cominciare a dirlo, perché altrimenti perdiamo la memoria storica diretta, non abbiamo più il racconto dei nonni e si rischia di perdere di vista che l'Europa non funziona, l'Europa, l'euro, vabbè, ci ha fatto perdere potere d'acquisto, che ci sono tanti svantaggi, ma niente di tutto questo, se lo metti insieme su un piatto della bilancia, la farà mai pendere quando dall'altro c'è l'assenza della guerra. Certo. Tornando al discorso economico, è un fatto che larghi strati della popolazione italiana, ma anche di altri paesi europei, nell'ultimo decennio si siano impoveriti. In che modo questo si intreccia con il problema della gestione dei movimenti migratori? Ecco, questa era la domanda. L'interrelazione tra la perdita di serenità economica, il timore di perdere il lavoro, quanto rende più drammatico e quindi più strumentalizzabile da parte dei movimenti nazionalisti o sovranisti la questione migratoria? Come stanno in relazione? La relazione è sicuramente fortissima, perché è chiaro che il fenomeno riguarda tutto il mondo occidentale, non soltanto l'Europa, cioè in tutto il mondo occidentale la crisi ha colpito in modo differenziato, ma sempre aumentando le disuguaglianze e quindi peggiorando o anche soltanto non migliorando le condizioni di vita di una metà della popolazione. Quindi questo è il... E noi viviamo in un sistema che difficilmente riesce a funzionare se non cresce. E quindi il nostro è un sistema adesso abbastanza bloccato, e in cui le aspettative per la prima volta, dopo il grande periodo di sviluppo, per la prima volta oggi l'aspettativa che i figli non vivano così bene come hanno vissuto i padri è realistica. Questo fa sì che chi arriva da situazioni ancora peggiori venga percepito da una parte almeno della popolazione, la parte che soffre, come un competitore. E quindi questo rafforza molto. Io credo che senza la questione migratoria il sovranismo europeo, il nazionalismo europeo sarebbe molto più debole, come dire, mentre adesso è molto forte. Però quindi la gestione dei processi migratori è assolutamente indispensabile e nessuno Stato è in grado oggi di gestire da solo questo problema. Processi migratori che non si fermano con dei muri e dei porti chiusi, perché no, è un grande problema mondiale. È un problema, come dire, da esodo biblico, vero? Il problema non è solubile in modo, nel senso che finché c'è, come dire, un mondo ricco e un mondo povero, e le comunicazioni tra questi due mondi ci sono, la pressione ci sarà comunque sempre. Sempre successo così, d'altra parte. Il problema è fare in modo che questo fenomeno
probabilmente inevitabile, possa essere governato in modo tale da non produrre dei drammatici passi indietro nella qualità della vita civile. Ecco. Mi sembra che purtroppo qualche passettino indietro sia già stato fatto. È cronaca di questi giorni ciò che è stato urlato alla madre con una bimba di 4 anni in braccio che cercava di entrare nell'alloggio popolare assegnato dal Comune di Roma. Ecco, i passi indietro nella storia a volte sono più semplici da fare di quanto si pensa e sono molto pericolosi. Qual è il clima? A che livello siamo? Come dire, il rischio di cadere nel baratro c'è. Un conto è essere sull'orlo e un conto è caderci giù. Io credo che oggi noi siamo sull'orlo. Possiamo tornare indietro, possiamo andare avanti più che tornare indietro, come dire, liberarci dal baratro che abbiamo di fronte, ma non dobbiamo pensare che sia, come dire, una crisi così facilmente passeggera, un turbamento di breve portata. No, questo qua siamo di fronte è una grande svolta storica, e dipenderà molto dalla capacità che le nostre società hanno di dare una risposta a questa svolta storica. La Casa Europea può essere un argine? Io penso di sì, penso che possa essere oggi per l'Europa l'unico possibilità di evitare che si inneschino processi che non si sa bene dove possono andare a finire, e sappiamo che l'Europa, con tutta la sua ricchezza ideale e materiale, ma è capace anche di esiti disastrosi, tragici, drammatici e dolorosi. Non dimentichiamo mai, come dire, i conflitti che le guerre civili europee hanno prodotto nel XX secolo. Ecco, questo è quello di cui non dobbiamo, credo, mai dimenticare. Quindi fare scelte consapevoli e lucide per il rinnovo adesso a fine maggio della nuova classe dirigente europea. Credo che il valore, la portata di questa azione, di questa scelta ce l'abbia appena descritto. Torno sul tema delle migrazioni, perché come per la crisi economica è il tema preferito dagli accusatori, dai grandi accusatori dell'Unione Europea. L'Europa ha fatto poco rispetto agli strumenti che aveva, oppure non è dotata degli strumenti che servono per essere efficace nella gestione delle migrazioni. Gli italiani dicono sempre, una parte diciamo della politica italiana, che l'Italia è stata lasciata sola a gestire la pressione migratoria. È vero o non è vero? Se è vero, perché? Senz'altro, come dire, il problema dell'Europa è l'Europa meridionale. Non è soltanto l'Italia, è anche la Grecia. E anche la Spagna, perché le rotte, come dire, sono qua, sono le rotte dall'Asia al continente africano, e del continente africano. Queste sono il grosso punto interrogativo per l'Europa è l'Africa, che cosa succederà in questo enorme continente. Quindi è chiaro, noi siamo in prima linea, noi italiani, ma anche, non dimentichiamo, i greci. I greci nel 2015 è il paese che ha sopportato la più forte, e anche la Turchia per certi aspetti. È stata pagata. Che però. È stata pagata per tenersi un paio di milioni di candidati a diventare rifugiati, anzi di rifugiati poi nei loro campi. Quindi questo è assolutamente, come può essere gestito? Ma io credo, intanto, questa è un'opinione personale, non credo una cosa, che
entro certi limiti l'Europa è in grado di integrare senza grossi e drammatici processi involutivi interni. E forse neanche bisogno in una certa parte. In una certa parte neanche bisogno, l'Europa è come altri pezzi di mondo un'area in declino demografico, quindi ecco, il problema è che come gestire il flusso in modo che non superi le capacità di integrazione delle società nostre, che varia però. Per esempio, è vero che noi siamo stati lasciati soli nel gestire gli sbarchi a Lampedusa, ma la Germania è stata lasciata sola nell'assorbire nel 2015 un milione di rifugiati siriani. La Svezia ne ha assorbiti più proporzionalmente più dell'Italia. L'Ungheria stessa ne ha assorbiti tantissimi prima che si generasse questa chiusura e questo panico, perché che ha generato questa, poi la costruzione del filo spinato, eccetera. Ecco, quindi ogni paese in fondo cerca di scaricare sui propri vicini. L'Italia ha in parte scaricato sui propri vicini, nel senso che, lo sappiamo benissimo, molti di coloro che arrivavano venivano messi nei temporanei, come dire, negli accampamenti, chiamiamo temporanei, e poi venivano lasciati scappare in modo che raggiungessero i paesi del nord Europa. Infatti adesso la Francia, la Germania, eccetera, vorrebbero rimandarceli indietro quelli che non sono stati registrati in base al trattato di Schengen, eccetera, nel nostro paese. Ecco, se non c'è una gestione europea di queste cose, ogni paese cercherà di scaricare sul il vicino l'onere della... La prima risposta è stata quella del no, tanto da parte nostra, italiana, e via via da tanti... No, basta, questo è basta con l'immigrazione. Questa non è una soluzione, perché se anche passassimo da cattivi e fosse una soluzione, vabbè, siamo un po' cattivi, ma insomma, ma non è una soluzione, perché non credo che rimedi. Ecco, questo momentaneamente si fa dei muri, la gente passa, ma insomma no, nessuno sopporta alla lunga il filo spinato. E qualcuno ha detto, mi pare Papa Francesco, ma l'ho sentito rammentare, parlare ora dal sindaco di Lampedusa in questi giorni, il muro chiude verso gli esterni, ma tu ti rinchiudi anche dentro il muro, c'è questa cosa qui che non è una cosa meravigliosa, insomma, non è un futuro bello. Allora, siamo per l'intervallo, proseguiamo subito dopo ancora per andare a qualche altra domanda col professore. A fra poco. È indubbio che l'elemento in queste elezioni sul quale si è giocato tutto e si gioca è quello dell'immigrazione. Io voglio ricordare, per via dell'età, che, e forse anche lei dal Piemonte e dal nord Italia l'ha vissuto più di noi, che fenomeni interni di immigrazione e di reazioni ci sono stati. Quando i meridionali italiani venivano su verso Torino, verso Corso, insomma ci fu reazioni, non dico ora perché cambia il colore della pelle, ora c'è un po' più elementi, ma insomma anche allora c'era della reazione, c'erano delle case non meridionali per non affittarle a meridionali, c'era tutta questa reazione. Quindi è una preparazione culturale
e questa volta si aggiunge una preparazione culturale di comunicazione, ma anche questa fa parte della gestione dell'immigrazione, l'hanno gestito, perché accoglienza vuol dire fare insomma, tutti quei processi tali da mettere in condizione di poter comunicare gli uni con gli altri, questo è anche. Comunque. Sicuramente c'è anche poi da valutare come viene raccontato il fenomeno dell'immigrazione, certo. E c'è anche da creare una opinione pubblica europea, cosa dalla quale siamo ben lontani. Oggi tutti i telegiornali e i giornali sono nazionali perché c'è in primo luogo la questione della frammentazione linguistica dell'Unione Europea, che è una delle profondissime differenze che abbiamo per esempio rispetto agli Stati Uniti d'America, dove tutti parlano la stessa lingua, e quindi si finisce un po' in quel circolo vizioso per cui ciascun paese racconta a se stesso la propria realtà. Noi vediamo che cosa accade a Lampedusa, ma nessuno ci racconta per esempio quello che lei diceva dell'arrivo del milione di profughi che hanno dovuto gestire in Germania. Quanto peso ha la comunicazione in questi temi e quanto c'è da lavorare per costruire un'opinione pubblica europea? E questo è veramente uno dei grossi temi, perché è chiaro che non dobbiamo avere una lingua comune. Io sono geloso. L'esperanto no. Io sono geloso delle lingue nazionali. Chi meglio di noi? L'Italia anche, ha i dialetti, no? E forse anche dei dialetti. E più anche certo. Dei dialetti. Quindi, però dobbiamo trovare un modo per comunicare con gli altri e per costruire un'opinione comune, anche per poter dialogare, anche per avere dei conflitti se vogliamo, ma il conflitto è un rapporto e quindi è un rapporto che richiede comunicazione. Allora, questo del fatto che abbiamo solo degli embrioni di l'industria dei media è embrionalmente europea, ma fondamentalmente sono industria culturale, è fondamentalmente nazionale ancora. Le conoscenze linguistiche nostre della gran parte della popolazione, se si escludono proprio i giovani, o almeno una parte dei giovani, sono molto modeste. Non c'è una diffusa neanche conoscenza del proprio vicino, come dire, quale conoscenza noi abbiamo della Francia, della società francese, della società inglese, certo. Così abbiamo dei pregiudizi, i pregiudizi ci sono tanti, ma invece delle conoscenze studiate, ma anche delle conoscenze che nascono dalle esperienze personali, la costruzione di amicizie che vanno al di là dei confini, per esempio. Ecco, da questo punto di vista, qualche passino piccolo ma importante è stato fatto. Per esempio, se ne parla ogni tanto, il programma Erasmus è stato un grande programma. Vero. Oggi in Europa ci sono alcuni milioni di giovani che hanno un'esperienza di vita per un certo periodo di tempo in un paese diverso dal loro. Certo. Questi non sono i sovranisti. Tra gli studenti dell'Erasmus non troverà quasi nessuno, forse qualcuno, un po' piccole minoranze, ma insomma, no? Perché? Perché hanno stabilito dei rapporti e l'opinione pubblica si costruisce gradualmente, certo. Adesso le elezioni che ci saranno il 26 di maggio saranno diverse da quelle che ci sono state nel 1979, la prima volta che il Parlamento europeo è stato eletto a suffragio universale, perché allora erano completamente le elezioni, come dire, nei confronti della quale la gran parte della gente era indifferente.
Adesso io credo che incomincia a formarsi un'opinione pubblica europea. Proprio perché ci sono le università, i centri di ricerca, proprio chi fa muovere, circolare, mettere in contatto i giovani. Quanto delle poche risorse che l'Unione Europea ha a disposizione dedica a questo, quanto gli stati nazionali investono su questo? Perché mi viene da pensare, essendo birbona di natura, che gli stati nazionali investendo su questo sostanzialmente si suicidano, perché vanno ad allevare una classe di cittadini che poi punirà i loro egoismi nazionali. Sì, però si rafforza questa classe di potenziali futuri cittadini, cresceranno all'interno dei paesi anche dell'opinione pubblica più pro-europea. In fondo c'era un europeismo diffuso debole, adesso l'europeismo si è indebolito ulteriormente, però si è un po' polarizzato, come dire, ci sono più pro-europei e poi ci sono, cioè, in fondo vedo che si sta creando, se si crea una contrapposizione, beh, forse lo credo anch'io, anche qualcosa. Perché anche il semplice turismo che scambia oggi con mezzi di trasporto, insomma, si gira facilmente l'Europa, anche i giovani, anche tutto. Perché ha detto bene il professore, insomma, tutto sommato è la conoscenza che ci fa cambiare opinione rispetto ai media, rispetto alla stampa. Prendiamo Stati Uniti d'America, emergono spesso quando c'è qualche fatto clamoroso di dive, di non dive, insomma. Se si va là, c'è tutto un popolo variegato che ha del background di emigrazione, di vite, a volte di tradizioni fermate, di cose, insomma, c'è tutto un altro movimento e c'è il bene e c'è il male. New York è un po' l'istogramma della vita, no? Fra i grattacieli alti e quelli, le case piccole che ancora ci sono. E si torna con un'altra opinione dagli Stati Uniti, perché si vede un mondo, se uno va a vederlo senza preconcetti, che c'ha da insegnare e abbiamo da rifiutare certi percorsi che invece subiamo e li abbiamo subiti perché non abbiamo cavalcato gli Stati Uniti con tutto i loro pro e i loro contro. Ci sono cose da rifiutare e cose da accettare, da imparare, insomma, ecco molto che. E quindi è la conoscenza, e i media, tu hai ragione, la domanda è giusta, la domanda è, i media non fanno questo servizio, ecco, perché insomma, paradossalmente sono più utili alla conoscenza europea le compagnie aeree low cost che certo. I grandi canali di informazione. Almeno che il vero contributo che i britannici hanno dato all'Unione Europea è la Ryanair e EasyJet, come dire, che di fatto hanno facilitato la comunicazione, gli scambi, perché... però la comunicazione è molto linguistica. Certo. Allora io direi che l'Unione Europea e gli Stati dovrebbero darsi l'obiettivo, nell'arco dei prossimi 10-15 anni, fare in modo che tutti i giovani europei sappiano tre lingue. La propria, l'inglese perché è la lingua oramai franca, globale, e un'altra lingua europea. Quando le nuove generazioni sapranno almeno tre lingue, io direi che la strada verso l'unità europea sarà molto più facile. Le faccio l'ultima domanda che mette un po' insieme tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Secondo una recente proiezione del World Economic Forum, entro il 2022 l'avvento dell'intelligenza artificiale, quindi industria 4.0 e la robotica avanzata, comporterà la perdita di circa 75 milioni di posti di lavoro. Io le domando, può essere calcolata la potenza di questo impatto, soprattutto tenendo presente che queste macchine andranno a fare lavori meno qualificati e quindi andranno ad occupare quei posti sui quali già oggi si è scatenata la guerra tra poveri, tra gli strati più
bassi della popolazione residente in Europa e i migranti che arrivano da fuori. Cosa ci possiamo aspettare? Cosa succederà? Lo abbiamo capito e l'Europa è pronta a gestire questo fenomeno, perché il 2022 è dopodomani. Ma intanto le previsioni bisogna prenderle con un po' di cautela, perché come sempre nelle nostre scienze ci sono opinioni diverse, anche tra gli esperti del mercato del lavoro l'impatto dell'innovazione tecnologica e della robotica adesso, di cui si discute molto, non è ancora così chiaro, perché anche i robot qualcuno li deve costruire, quindi da un lato distruggono dei posti di lavoro, ma però dall'altro ne creano anche degli altri, quindi non, le previsioni bisogna avere sempre diversi scenari, come dire, ci sono, perché le ipotesi sono possibili. Ma se le cose, non possiamo dire che se le cose andranno come sono sempre andate, perché è chiaro che non andranno come sono sempre andate. Come dire, quando io sono nato c'erano 2 miliardi di esseri umani sulla Terra, adesso ce ne sono 7,5, quindi non si sa. Però si prevedeva la catastrofe quando è nato lei, quando sono nato io, in virtù dell'aumento della popolazione si prevedeva la catastrofe. Quindi ecco, però supponiamo che continuiamo come non è detto che tutti gli esseri umani debbano lavorare con un lavoro per il mercato retribuito per 40 settimane all'anno, 6 giorni alla settimana, 8 ore al giorno, eccetera. Come dire, non è impensabile che il lavoro retribuito si possa distribuire in modo diverso da come è distribuito attualmente. Poi c'è il lavoro non retribuito, come dire, c'è il lavoro volontario, c'è il lavoro non lavoro, se vogliamo, non lavoro in un altro, in un senso, non so, io oramai sono andato in pensione da 15 anni, continuo a lavorare e credo che il lavoro che faccio io non porta via lavoro a nessun altro, come dire, no? Ecco, c'è tutto questo settore del lavoro che occupa le persone. Certo, poi per fortuna non a caso si parla del reddito minimo garantito, che è un grossissimo problema, complicatissimo, eccetera. L'idea, in fondo, è che il lavoro che deve portare, come dire, alla sussistenza possa essere in qualche modo più equamente distribuito. Sai, te da Fiorentina ti dico una cosa che non tu sai, e mi trovo in sintonia col professore, perché c'era per me un personaggio illuminato che era Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, che a un certo punto diceva queste cose: tiriamo via a dare una casa per amare, una fabbrica per lavorare, una chiesa per pregare, perché poi l'uomo deve essere libero di contemplare la bellezza del creato, di cosare. Cioè era l'altro tempo quello importante, quest'altro era per la sussistenza e quest'altro era il futuro dell'uomo, che doveva essere libero proprio di sviluppare le doti dello spirito in qualche modo, nella contemplazione. Il professore, quando dice lavorare meno, qualche sindacalista diceva lavorare meno, lavorare tutti, insomma siamo su questa linea, perché
Io ho l'impressione che questo comunque sia il futuro, anch'io, futuro lontano, futuro vicino, ma credo anch'io che questo sia il futuro. Io, a me non conta nulla, gli studi del professore contano, però, insomma, da tempo che questa mi pare anche inevitabile. Certo, c'è un mondo che davanti a noi, quello africano, che nel passato qualcuno anche dei governanti italiani nel dopoguerra aveva visto lontano, a cominciare da un presidente, Gronchi, che fu accusato di essere per il terzo mondo e poco filo occidentale fino americano, ma c'era Enrico Mattei che puntò allo sviluppo di questi popoli perché vedeva che lì c'era un futuro da far crescere, anche per interesse, non per solidarietà, perché se crescevano, aumentava il potere d'acquisto, potevano essere anche nostri clienti. Questo è tutto un mondo che ancora è tutto da risolvere. Ci sono i cinesi oggi che stanno comprando pezzi d'Africa e chissà cosa succederà da quel punto di vista lì. Ma insomma, ecco, io diciamo che il futuro è variegato. Ieri a Firenze, in questi giorni, c'è un convegno ristretto fra scienziati della comunicazione e facevo proprio questa domanda. Dico, ma che succede? La robotica, ma che dice? Ci sarà chi deve costruire robot e quindi quelli aumenteranno. E tutti gli annessi e connessi a tutto quello che comporta la robotica. Quindi con questa previsione catastrofica, mi dicevano, che si perderà posti di lavoro, saranno anche compensati da altri. E poi non è lineare lo sviluppo, ma sappi che cosa può succedere con questa introduzione. Ecco, forse non mi sono permesso. Forse c'è un problema di formazione, perché affinché i nostri giovani possano andare a costruirli quei robot, probabilmente abbiamo ancora un po' di strada da fare. Non solo, ma il professore fare. Nelle sue ricerche, che parte... da economista, si laurea alla Bocconi, poi sceglie la sociologia, ma non a caso, a un certo punto si è interessato di giovani e poi si è interessato di scuola, dalla scuola elementare alla scuola a tutta, perché è evidente il cerchio è complesso, ecco, e siamo tutti attori dentro a una macchina che se ne vivono le conseguenze, ma per vedere il futuro è difficile, ecco. E si dice, l'Europa è in grado di garantire una formazione adeguata per far sì che i nostri giovani domani non debbano trovarsi il posto di lavoro occupato da un robot? Io penso che le politiche dell'istruzione debbano essere fondamentalmente lasciate agli singoli stati, però quelle si possono veramente poi coordinare tra di loro, ecco, in modo tale che, per esempio, nel campo dell'istruzione superiore c'è stato il cosiddetto processo di Bologna, no? Si chiama il che è stato l'accordo dei ministri dell'istruzione per fare in modo che i vari sistemi che rimangono nazionali ma potessero essere ci potesse essere, come dire, scambi tra i vari sistemi. Ecco, questo è stato un passo in avanti, io credo abbastanza importante. Oggi in tutta Europa abbiamo in fondo adottato il modello inglese del 3+2, no? Nell'istruzione superiore, che ha facilitato gli scambi, anche di docenti, non solo di ricercatori e di studenti. Ora, gli scambi io sono convinto che debbano aumentare possibilmente però che siano scambi reciproci. L'Italia vive in una fase difficile perché un sacco di nostri ricercatori in questa fase storica se ne vanno all'estero. Vanno spesso in altri paesi europei, quindi per me non è che vadano all'estero, ma in qualche modo il paese perde risorse se non c'è un flusso analogo di ricercatori stranieri che arrivano in Italia. Possibilmente questi flussi devono compensarsi, altrimenti, come dire,
impoveriscono un paese ne arricchiscono un altro, ecco. Abbiamo un po' la fortuna di avere un bel paese dal punto di vista artistico, dell'arte, di queste cose, che c'è un flusso di chi vuole, insomma, studiare alcune cose di fondo, viene da noi, ecco. Firenze in questi giorni non si gira, non si riesce a muoversi dal turismo che c'è, ecco. Turismo, ma insomma poi c'è chi, ci sono università che si sono insediate, e quindi questo un po' di vantaggio ci sarebbe, e avremmo il vantaggio, a proposito di identità, di avere una nazione ricca e, io dico, benedetta del cielo, bella, che da far sì che l'identità non fosse una cosa chiusa di taglietta, ma proprio un'identità per essere aperta al dialogo e allo scambio del mondo, perché ci si arricchisce. Anche le identità gelose, se stanno chiuse, ma se sono motivo di scambio, ed è più bello lo scambio, è un arricchimento, una contaminazione ancora più bella. Quindi avremo dei vantaggi. E a questo proposito, professore, io direi di chiudere, perché il 26, per ribadire che è una data importante, professore, il 26 con le elezioni europee è una data importante, di scelte oculate da fare. Sì, intanto soprattutto andare a votare, certo. Perché io faccio la previsione, poi le previsioni sono rischiosissime perché si sbagliare, ma questa volta probabilmente dal 79 fino all'ultima elezione europea la partecipazione al voto è sempre stata calante. Forse ora riprenderà. Forse questa, la mia aspettativa è che questa volta incominci a riprendere un poco, perché la gente ha capito che nel bene e nel male, ma la questione europea è una questione importante. E allora, ecco, e poi ognuno vada a votare e poi sappia scegliere, no? Se vuole fare un passo in avanti oppure fare un passo in indietro. Qualcuno ha usato la metafora del siamo in mezzo al guado, Al mezzo al guado non si sta bene, no. Nel mezzo, o si torna indietro o si va avanti. Ecco, io sono per andare avanti. Grazie professore. Bene, grazie davvero professore, un onore averla avuto qui. Bisogna ringraziare ancora la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia perché ci ha dato questa possibilità di questi incontri. E quindi se è trovato, se è conosciuto, speriamo di poter riavere da qualche parte per il suo prezioso contributo che dà a tante cose. Finché sono in grado di, lo faccio volentieri poi. Molto bene, grazie ancora Silvia, ma tanto ci dobbiamo rivedere un'altra volta ancora. E grazie a voi che ci avete seguito e speriamo che abbiate avuto qualche stimolo per capire come sono importanti le elezioni del 26 e comunque la pensiate. Buonasera.